scoprire, continua a crescere, verso l'orizzonte possiamo camminare, ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore, vivo con gli occhi di un sognatore, la felicità sempre traguardo, ma la direzione del nostro sguardo. Insieme! È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa, anche se siamo lontani. Servire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita. Diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Siamo per l'oggi, il futuro è sullo sfondo. Soffiamo le nostre mani. In questo mondo non si può più stare fermi ad aspettare. Il nostro sorriso ancora molto da dare. Sentiamo che l'amore non è mai abbastanza. A tutti vogliamo gridare che c'è ancora speranza. A chiunque incontriamo vogliamo far capire che il nostro stile è sempre pronti a servire. Promessa che orgogliosi vogliamo nel cuore, ci ricorda che ogni giorno dobbiamo dar colore. L'idea di un cambiamento possiamo tenere, se siamo uniti nulla ci può fermare. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani. Servire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita. Diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Questa la voglio fare perché l'ho scritta io e allora ve la ridedico, sempre dalla Route Nazionale. Ti voglio raccontare la mia voglia di viaggiare, il bivio in cui mi trovo, restare oppure andare. Ho scelto di partire, mille lande solcherò, m'han chiesto di servire, ora so cosa farò. Sempre tutta la vita incontrerò strade in salita. Il clan è un compagno sicuro, sostegno nelle avversità. Impegno e sogno, un mondo più maturo, su coraggio, diritti al futuro. Le aquile, le randagie, la mia fonte di ispirazione, girano la gente, rischiarono. Sparano la gente e rischiarono la vita. Per sempre avrò per loro una stima infinita. Sempre tutta la vita incontrerò strade in salita. Il clan è un sostegno sicuro, sostegno nelle avversità. Mi impegno e sogno un mondo più maturo, su coraggio, diritti al futuro. La tua. La prossima canzone è una delle 8 sempre, che è stata scritta dalla mia band che si è esibita 2 anni fa, I Polli nel Fosso. Si intitola La Direzione dei Cuori perché riprende quello che è il logo della Route Nazionale. Dopo la prima curva le tende sono qui, pronte a raccontare tante di quelle storie, fra migliaia di sentieri battuti e glorie, pronti a costruire, pronti a partire.
strade di coraggio, diritti al futuro. All'alba della nostra lunga storia si affaccia una banda in una grande vineta. Erano i toscani, ragazzi esploratori, il primo riparto di giovani italiani. Noi camminiamo insieme con bussola e cantina. Le sfide sono tante nei boschi ed in città. Partiamo, costruiamo, cantiamo e gioiamo su strade di coraggio e diritti al futuro. Orizzonti lontani, avventure vicine, sentieri da trovare, rotte da immaginare, meraviglioso campo da cui lanciare cuori di ragazzi verso la direzione. Noi camminiamo insieme con bussola e cartina. Le sfide sono tante nei boschi ed in città. Partiamo, costruiamo, cantiamo e gioiamo le strade di coraggio, diritti al futuro. Dopo la prima curva le tende sono qui, pronte a raccontare tante di quelle storie fra migliaia di sentieri, battute e glorie. Pronti a costruire, pronti a partire, strade di coraggio, diritti al futuro. Tu non ce l'hai? Ah, ce l'hai. Okay. Anche questa canzone che canteremo è stata preparata dai Lupetti, noi le accompagneremo. E canteremo insieme un'altra canzone che viene dalla Route Nazionale, scritta da Mattia Civico, Il coraggio nei piedi. Fino a
fine, e con poco ci vorrei. In piedi, mettimi il coraggio che ho, che mi porti lontano, e sentire vicino. E metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi. Come Peppino che ha lasciato fare di sciogliere i catene e di metterti a contare uno a uno i cento passi, e quando fino alla fine è con poco ci vorrei. E come me, un po' fragile, un po' forte, ma non credo nella sorte, credo in te, non ho paura, credo in ogni tua creatura. E lo chiedo anche ai miei piedi, se sei lì dove tu sei. I piedi, nei piedi, il coraggio che ho, e mi porti lontano, per sentire vicino. E metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i piedi con te. Il coraggio che ho, che mi porti lontano, per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, nei piedi con te, lì dove mi chiedi, nei piedi con te. Bravissimi! Allora, bravi ai lupetti del gruppo di Buscoldo. Perfetto, grazie mille Silvia, Caterina e ai lupetti. Leggo il labiale, ma due per il Barcellona o per la Juve? Per la Juve? Ok, va bene. Dopo questa nota triste. Allora, abbiamo il gruppo più atteso della serata, niente meno che The Last News. Un gruppo a chilometro zero, sono un quintetto da quattro persone. Il tuo microfono va, Eric? Purtroppo sì. Meraviglioso. Non mi far domande difficili, perché... No, ti faccio domande difficili. Potrei chiederti di chiedermi che canzoni eseguiranno. Senti, Andrea, non vorrei coglierti impreparato con una domanda fuori programma, ma vorrei sapere quali canzoni eseguiranno questi quattro portentosi ragazzi. Ti ringrazio per la domanda, Eric. Mm-hmm. Allora, i nostri amici The Last News canteranno E la strada si apre come canzone scout e il mismo sol scritto a modo loro come canzone non scout. Voi siete abbastanza pronti? Volete salutare un attimo il pubblico che vi ha atteso a lungo? I vostri microfoni funzionano? Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao. Salutate anche quelli del pulmino che vi riporteranno in comunità dopo. Ok. Allora, noi siamo il gruppo del comune, perché siamo di Buscoldo, di Montanara e di San Silvestro. E niente. E speriamo vi piaccia quello che vi proporremo. Ma sì, dai, non vi linciamo. Buca le nubi ed è già cielo aperto, acqua che scende decisa scavando da sé l'argine per la vita, la traiettoria di un volo che
sull'orizzonte di sera. Tutto di questa natura una strada per sé. Attimo che segue attimo un salto nel tempo. Passi di un mondo che tende ormai l'unità, che non è più un domani. Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore. Solo scegliendo l'amore il mondo verrà, che la strada si apre, passo dopo passo. Oh, 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 ora, su questa strada noi, e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere per l'unità, che la strada si apre, passo dopo passo. Oh, oh, ora, su questa strada noi, e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere per l'unità. Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, uomo che si apre la strada in una giungla di idee, seguendo sempre il sole, quando è in sede aspettato. Deve raggiungere l'acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare. Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore. Solo scegliendo l'amore il mondo vedrà, che la strada si apre, passo dopo passo. Oh, oh, ora, su questa strada noi, e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere per l'unità. Grazie. Allora, per la prossima canzone chiediamo un balletto qua davanti, ok? Non tutti. L'ho già visto. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor. La pena, mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, amor. Se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se. Quiero que el mundo sea una mi amor. Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea.
rischierò che il mondo se una mi amor, se una mi amor. Io chiedo che stessi al mondo che conteste, dell'este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Grazie, bravi! Grazie. Grazie mille ai The Last News e a tutto il pubblico che ha partecipato. Speriamo che ci siano altre canzoni che vi fanno saltare davanti al palco, salire sul palco e rapire possibilmente i componenti delle band. Adesso mi risulta che ci sia... Abbiamo una super ospite, che sarebbe un gruppo in gara ma si è dimezzata durante il tragitto, ovvero Eleonora e i Folks, super, ma nel momento in cui si può, perfetto, se non ha l'accompagnatore, termine ambiguo, meraviglioso, pensate un po' le magie della diretta. Allora, innanzitutto, all'improvviso, oggi è il compleanno di Eleonora, quindi un grande applauso. Ma dai! All'improvviso, così. Così, davanti a tutti. Fulmina c'è il sereno. Tanti auguri a te, tanti auguri Eleonora. No ragazzi, che dobbiamo pagare i diritti. Tanti auguri a te. Meraviglioso. Perfetto, con l'eco anche. Detto questo... Per il suo compleanno farà una canzone a cappella richiesta da Michele. O forse preferisci avere qualcuno che con la chitarra ti accompagni per il tuo compleanno? Forse sì. Nel frattempo io dico, si preparino per dopo, visto che l'esecuzione durerà abbastanza poco. Gli Arrico Sound, direttamente dalla Sicilia, se non sbaglio. Dove siete? Siete contro luce, non va bene lì, dovete far... passate dietro così vi vedo. E si preparino ancora per dopo, niente meno che, direttamente dalla Toscana, Montevarchi, i Baden Rockers, ok? Che vedo perché non sono contro luce, comunque con calma. Ok. Nel mentre che Eleonora e tutti i Folks in lei riuniti si preparano, o forse la giuria ci consiglia di passare direttamente ai successivi, io colgo l'occasione, prima che sia troppo tardi, per ringraziare ancora un po' di persone. Ringraziamo innanzitutto il comune di Curtatone e il sindaco Carlo Bottani, applauso. Continuate l'applauso, io sono veloce e cito tutti. La parrocchia di Buscoldo, quindi Don Alfredo, l'Avis Laido di Buscoldo, la zona di Mantova, le associazioni locali, fate un applauso, la COP per le colazioni, l'Aquila e Randagge, tutti i volontari, tutti i presenti e anche gli assenti giustificati. Grazie mille. Siamo riusciti, niente meno che... Stai usando il tuo cellulare come accompagnamento? No, ma io non ho il cellulare così. Ah, giusto, giusto. Beh, potrebbe essere il regalo del tuo compleanno. Bisogna dirlo a lui. Va bene. Paccio, complimenti, bellissimo regalo. Ti senti pronta? Una situazione per niente imbarazzante per il tuo compleanno. Ah, bellissimo. Scusa. Colgo l'occasione per dire che a lei comunque va il premio alla carriera, perché sono 5 anni che sale su questo palco. Vabbè, quindi dai. Un applauso. Grazie. Finché non è premio alla memoria va bene. Volevo sapere, quest'anno i piedi, possiamo vedere i piedi? Beh, no, gli altri anni era anche con i calzini, quindi o calzinata o scalza. Infatti, fa caldissimo, e quindi, e quindi sì, niente, no, calzini. Ti capisco. Scalza, non so.
E quindi i sandali, è la via di mezzo giusta. Va benissimo. Perfetto. Ci siamo? Vado. Ti certo. Lascio... Sì, sì, dai, c'è l'imbarazzo che si taglia col coltello. No, no, adesso... Bello, eh? A voi i folks! Applauso! Grazie. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, che sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lì non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Vado avanti. Andiamo avanti così. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. O arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi. Il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà, continuerà. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie mille Eleonora / i folks per il coraggio, la costanza e eccetera. Benissimo, adesso invitiamo sul palco il gruppo che viene da più lontano. Quindi un applauso di incoraggiamento a niente meno che gli Areco Sound, che arrivano dall'isola più a sud dell'Italia, ovvero la Sicilia. Perfetto. Superstar. E che immediatamente potrebbero raccontarci la loro storia, perché ci vuole un sì. Po'. A te la parola. Noi ci siamo conosciuti grazie al Pre San Giorgio, stiamo organizzando il Pre San Giorgio, e ogni consiglio capi doveva portare una canzone, e ci siamo ritrovati a cantare questi sette pazzi, compreso quell'uomo là dietro che sta facendo finta di niente. Ciao. Ha salutato. Abbiamo portato queste 15 canzoni, e ci siamo ritrovati qua. Sì, sì, ecco. Ciao Buscoldo, ciao a tutti, ciao Padre Alfredo. Prova. Piano ci sei?
Va bene. Hai due suoni qui? Sì. C'è quel faro là di fronte? Sì. Si può? Ok. Sono certo che questa mia legge di libertà nel buio la bussola orienterà, la strada che giusta mi indicherà. Mai perderò, vedi a te la mia parola sempre una sarà, se ne mi utile aiutare gli altri ad essere pronto ad esserlo. Sono certo che questa mia legge di libertà il mondo un poco migliore sarà, questo sarà il mio sentiero. Amico di tutti e fratello d'ogni altra guida è scampo, guida è scampo, perché lo stesso sangue abbiamo noi e una promessa onoria. Sentire cortelle di nero, tutta la gente rispetterò, rispetterò, mare rispettar la madre terra, verde ancora riguardo e poi. Sono certo che questa mia legge di libertà, nel buio la bussola orienterà, la strada che giusta mi indicherà. Il mondo un poco migliore sarà, questo sarà il mio sentiero. Saprò venire a fare il mio dovere, quel perché chiederò, chiederò, sorridere e cantare quando sto male, e più forte crescerò. Laborioso ed economo, il mondo io colorerò, colorerò, puro nei pensieri, nelle parole, nelle azioni limpido. Sono certo che questa mia legge di libertà, nel buio la bussola orienterà, la strada che tu sai. Perché io sarò cavaliere vero,
abilità, il mondo un poco migliore sarà. Questo sarà il mio sentiero. Sarà il mio, questo sarà il mio sentiero. Tenevo a dire che questa qua è una canzone inedita che è scritta l'ha scritto un capo reparto del Siracusa 7. Del Siracusa 7. E se ci sente, ciao Alessio. Ti rialzi com'è, quando piangi e ti domandi il perché, quando parole che sogni in canzone, non sognano un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, sognate col suo che ne ho peggiore, noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. Non come pace con il calume, colpa di noi selvaggi in quel tatuaggio. Sarà che ci facciamo viaggio, ma è sognare che ci rende saggi. È uno dei vantaggi di una vita imprecisa, ma che decide il difficile riuscita con la divisa. Ragazzi, le crisi dei valori, e abbiamo diari con pensieri migliori. Non vogliamo vizi o vincitori, ma tempi migliori. Per chiunque sofferto, siamo uguali da Milano, ma non lo sa contatto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà. Ce lo cerca UFO, e giorno c'ha rifiuto di vorare a gufo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, solo tutti cavoli, ma domina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, di più. Torna la sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei sola sto mondo, quando il mondo che sta attorno va giù, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Quando vedo crollare quello che credo, poi mi sollevo, riparto da zero, so che ogni cosa la devo, le palle quadre di mio padre al suo sudore, al sorriso di mia madre, il viso di ogni nonno che proietta amore. A mio fratello piccolo era più alto di me, e nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. A miei amici sei uniti, ma le notti felici e felici, vedi che lo silenzio quando siamo solo, quando siamo assieme, la sua è visibile, passo parola ogni persona visibile, tutto possibile per chi non si rende, difende il sogno che ha, mentre il sole che scende solo sarà. Noi, oh, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, oh, gente che passa e che va, che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. L'intera umanità che si chiede il perché, una risposta senza fine verso ciò che non c'è. Tu domandi chi è? Io rispondo solo in quanto sto cercando la pace tra la guerra che c'è. È l'intera umanità che si chiede il perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Tu mi chiedi che c'è? E le dico che è troppa sofferenza che la gente sente. Noi, oh, sente che crema, cercando qualcosa di più. Sa, sa, sa.
riporto complimenti per il rapper. Fantastico, eh? Per le movenze e per il sync, per il palco ritmo, degli Scout Music Awards martellante. Sempre, sempre grandi novità, no? Un prodotto all'altezza delle aspettative. Fantastico, fantastico. Quali, tu che sei lì vicino, la giuria... Vicino a che? Vicino, lì vicino alla giuria sì. tecnica e alla giuria scout. Sì. Hai raccolto dei malumori, dei... Beh no, tra di noi poi ci picchiamo fuori a riflettori spenti. No, per il resto fingiamo di che ci sia una grande cordialità e amicizia tra noi. Poi calcetti sotto il tavolo e pittate nelle costole... Qualche commento sulla partecipazione di gruppi? Effettivamente, come numero di gruppi, negli anni abbiamo notato che si sta riducendo un pochino. Ma purtroppo la qualità... eventi di portata nazionale, non dico mondiale, ma nazionale, colpiscono. E purtroppo, sai, ogni tanto capita che il Papa... Mi ha raccolta un po' di gente vabbè. E tutti abboccano, porco. Questa gliela perdoniamo. Nel frattempo, anch'io. Se hai notato, qua sul palco si sono accomodati niente meno ci che siamo. I Baden Rockers. È un nome che buonasera. Richiama effettivamente dei grandi assenti. Dei grandi assenti, ma loro non ce li faranno rimpiangere. Chissà, chissà. Adesso non facciamo trasparire varie preferenze che tu potresti aver sentito. Eh sì. I Baden Rockers arrivano direttamente dalla Toscana. Avete qualcuno che possa parlare sì, a nome di tutto il gruppo? Fantastico. Lui è stato autorizzato, visto dei cartelli. Posso parlare, grazie. Certo, certo. E allora ti investiamo dell'onore di parlare grazie. Per te stesso. Quale onore? Noi grazie. Siamo i Baden Rockers, veniamo da Montevarchi, tra Arezzo, Firenze e Siena. Tutte province siamo qua nemiche. Per la seconda volta, dopo 7 anni, eravamo alla 4ª edizione. A quel tempo eravamo giovani, alti così, senza barba, era tutta un'altra cosa. E siamo veramente orgogliosi di essere tornati, questa manifestazione è speciale, perché è unica in Italia, e peccato che ho saputo che non so se andrà avanti. No, se... no, non dire no, queste cose, queste voci scusami, nel senso che c'è un po'... vabbè, sono voci, perdonami, però... È una cosa unica, quindi per queste cose dobbiamo credere. Una cosa unica. È da 7 anni sogniamo insieme, nei primi 3 anni abbiamo girato un po' San Giorgio Bari, qualche campo, e poi siamo stoppati per 2 anni e dopo di che abbiamo ripreso e stiamo girando un po' tutta Italia. Quest'anno abbiamo in Toscana, abbiamo sostenuto un campo per regionale, l'altra squadra regionale. Siamo divertiti, insomma, abbiamo cercato di portare sia il messaggio nostro che lo scoutismo si vive con allegria e anche un pizzico di rock qualche volta. Bene, che può dare una spinta in più. Bravi. Tutti i militi esenti. Quindi buona musica e sorridiamo e balliamo tutti insieme. Ecco, che c'è il batterista che quindi, comincia. Allora suoniamo adesso e basta, non parliamone più. Ma basta. Pronti Baden? Eh sì, ti piacerebbe, pronti. Qualche pronti, domanda? Allora, non so, possiamo ingannare il tempo con questo ritmo swingato. Ma questo è un collaudo di strumenti o...? Un collaudo. Ah, ok, perfetto. Per riscaldarci. Certo, certo. Non c'è so, un problema poi... con la chitarra, chiediamo scusa. Bene, non è un problema. Carissimo, intanto che i tecnici proseguono, se non ti sento. Rispettando il ritmo swingato ci racconti la canzone, le canzoni. D'accordo, abbiamo rivisitato Il Falco, che abbiamo scoperto oggi una canzone di Battiato, quindi ci apre il cuore. Sì. E l'abbiamo rivisitata in chiave punk rock, giusto per movimentarla. Ma anche Battiato apprezzerà. Apprezzerà sicuramente. Da lassù, lo salutiamo. Lo salutiamo. E poi la seconda canzone abbiamo riproposto un pezzo punk della Ramones in chiave scout, altamente scout, un po' ironico. Speriamo di farvi ballare, però vi chiedo una grande cortesia,
essendo un po' dei pezzi abbastanza movimentati, se qualche scout imperterrito può venire qua davanti a ballarli, a sfogarsi, guarda, sono richiesti, perché una particolarità dei Bad Rockers è più la gente balla e più suoniamo meglio. Quindi... guarda, è passata la parola imperterrito a farli accorrere. Bravi. E guarda, seguono il ritmo, lo swing colpisce. Di più, di più. E naturalmente, essendo questa una canzone scout, ve la vogliamo sentire. Dovete berciare, si dice da noi, dovete urlare. Berciare è un toscanismo che qualche italiano berciare conosce. Vabbè, è una parola in più, però nel vostro vocabolario. Cioè, berciare, certo. No? Si impara sempre. Andiamo a letto stasera conoscendo una parola nuova. No, ma dai, io la conoscevo già. Questa non si è risolto il problema. Niente, ma voi che siete di Montevarchi, dicevi tra Arezzo, Firenze e Siena, giusto? Arezzo, Firenze e Siena, sì. A 50 km da Firenze, 40 da Arezzo, lì in mezzo. È una valle, sì, in buca un po'. Sì, fa lo stesso caldo. Sto sfogliando il mio Google Maps mentale. E sono tutte province nemiche. Province di? No. Nemiche, sono tutte province nemiche, sì, per voi. Montevarchi era combattuta tra Firenze e Arezzo, cioè non si sa per cosa. Perfetto, però contento di... ah, la fratellanza. Come on, vuoi suonare qui con me? Diventa una manifestazione di freestyle. Vuoi ballare qui con me? Ora sappiamo che gli scout apprezzano lo swing, problema tecnico, oh, e che, oh, il batterista è tecnico, competente, oh, oh. Qui ballano uomini con uomini, donne con donne e tutte le altre combinazioni più scontate. Siamo piuttosto bravini a riempire i momenti di vuoto cosmico. Mentre la giuria tecnica sta ancora meditando sul 3-1. Si sta arrabbiando, lo so, immagino. No, no, si parla del 3-1. La mente è sul 3-1 della finale. Bene, abbiamo tifosi catalani importati. Dov'è il trombettista? Si sente anche il trombettista. È destino. È la musica adatta a uno di quei club molto esclusivi. Un altro pieni jack, di fumo. Qualche musicista ha portato un jack. Non è il jack. Ma abbiamo la colpa al jack. Qualcuno bisogna pur darla. Ma sì, dai. Jack Vigliacco. È Jack. È Jack. Oh mio, povero Jack. Comunque, una cosa importante, via ve la racconto. Nasciamo 7 anni fa a Montevarchi per una manifestazione scout insieme a degli scout venuti dalla Palestina e da Israele. E facciamo un concerto insieme ai nostri capi, decidiamo di formare una band. E di suonare insieme a questi scout palestinesi, una banda in particolare di rullanti, trombe e quant'altro. Quindi riusciamo a fare questa serata nella nostra piazza Varchi per raccogliere soldi per poi andare in Palestina a vedere un po' la situazione. Questa è stata la nostra prima esperienza di concerto. Sì. Dopodiché siamo andati un po' avanti e tra un campetto e un altro ci siamo dati un po' di carica e ci avete preso sempre, si può sempre migliorare, diciamo, certo, si può certo sempre andare avanti. Ci sono due gruppi stasera fantastici, c'è dei soggetti anche molto partiti. Dei soggetti raccomandabili. Raccomandabilissimi. E quindi invito a continuare, 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 come anche noi stiamo continuando, continuando, continuando. All'inizio eravamo in 9. C'era, se prima eravamo c'era in 9. Un casino esagerato, però riuscivamo a compattarci in maniera abbastanza uniforme. Facevate casino per molte percussioni. Sì, c'avevamo... ma te c'eri 7 anni fa. Ma no, esistevo, posso dirti qua... che esistevo, però non dalle vostre parti. Ci siamo, aspetta. C'è un bagliore di speranza. Ciao.
una luce in fondo al tunnel. Ce la possiamo fare. Monumento agli assistenti del palco e ai tecnici. Oh. Vai col playback. Raga. Entra in spia. Qua non c'è. Non c'è sta. Niente. Niente. Spia vigliacca. Alza. No, io sento solo da fuori. Lui è il massimo. Aspetta, wait a moment. Bene. Scusate. Un po'. A casa nostra facciamo così. Sicuramente. Ciao Antoba! Nel cielo mattino, riparto quel tempo quando ero bambino. Io lo seguivo nel rosso tramonto, dal lato di un monte, vedevo il suo mondo. Allora fiumi, mare, boschi senza confine, chiari orizzonti e le verdi colline. E quando partivo per un lungo sentiero, partivo ragazzo, ritornavo guerriero. Allora rosse vicino al corrente, la vita felice tra la mia gente. E quando il mio arco colpiva lontano, sentivo l'orgoglio di essere indiano. Allora fiumi, mari e posti senza confine, luna su luna e miei capelli d'argento. Quando era l'ora dell'ultimo sonno, partivo dal campo per farmi ritorno. Allora stoppa tutto. C'è qualcosa e non torna. Innanzitutto là c'è qualcuno a sedere anche. Sì, vabbè. Ma allora? E allora? Qualche quel giorno era stato colpito, ma non era morto, era solo ferito. Allora per voi. Siamo i Baden Rockers, veniamo dal mondo avanti. Come se non si fosse già capito. Solo per voi, grazie ancora Scout Music Awards. Pronti a ballare?
voglio cantare, ballare e cantare insieme. È semplice. Hey scout, let's go. Hey scout, let's go. Hey scout, let's go. Hey scout, let's go. Sono sano che mi spezza, e la scialla che mi puzza, oh Dio no. Con il capo che ti dice, manca solo una mezz'ora, ma la meta non si vede, proprio no. Hey scout, let's go, andiamo tutti insieme. Là nel bosco dove puoi fare tutto ciò che vuoi. E la sera nella tenda, come ho detto ad una pressa, quel vicino che ti ruzza, rom rom. E nei sogni pasta asciutta, con pomata e pomarola, in realtà una scatoletta, ti sonno. Hey scout, let's go, andiamo tutti insieme. Là nel bosco dove puoi fare tutto ciò che vuoi. Scout, let's go, hey scout, let's go, hey scout, let's go, hey scout, let's go. Fai rompe! Buonasera a tutti, siamo in Bande Rock e ci vediamo da Monte Mario. Hey scout, let's go, andiamo tutti insieme. Là nel bosco dove puoi fare tutto ciò che vuoi. Hey scout, let's go. Siamo già giunti alla fine. Vorrei presentarvi questi compagni di strada. Siamo cresciuti insieme. Abbiamo avuto l'onore di farvi da capo a tanti di loro. Chiaramente noi due siamo i più vecchi, lui è più giovane, non l'acquisto. Partiamo ora dal tempo di questa serata. Achela, Giulio, Tossi. Applausi. Capo reparto, nonché bellissimo chitarrista, Francesco Rossi. All'altra chitarra, ancora più bello, eroe indefinito, lui è nell'anno sabbatico del uscì appena uscito dal club, Roberto Guarini. È lui, nuovo acquisto, ancora in clan, Matteo Tarchi. Veramente compagno d'avventure. L'avventura è iniziata con una chitarra e un basso. Siamo vecchi. Gianni The Animal Gragnoli. Per ultimo, ma tanta importanza, la voce di amore e la droga, può farti. Allora, ci teniamo a dire un'ultima cosa prima di salutarvi. Vi ringraziamo di cuore. Buonasera a tutti, noi siamo i Padre Rockers, ci vediamo da Montemarchi. E allora, sappiamo tutti contare. Quindi uno, due, tre, quattro, one, two, three, four. Yeah.
vento è nota. Tu, mamma, tagli lo spago e te la. La sera, oltre la siepe, oltre la siepe, oltre la siepe, va, 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 va. Va più su, più là, contro vento e lotta dura, va, dagli lo spago e te la può, la voce non è fatta. Oltre la siepe, oltre la siepe, oltre la siepe, va, 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 va. Grazie. Grazie e buonanotte. Può staccare? No? Sì? Sì, 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 va, va, va. Sa, sa, sa. Sì, no, sì, sì. Can you hear me? Vedete, i gruppi in gara sono finiti. Mi senti? Non mi senti proprio niente? Qui non funzionano le bestie. Siamo abilissimi a leggere il tuo labiale, quindi vai tranquillo. Davvero? No, non è vero, però illudiamoci. Così soprattutto. Eccoci qua. Siamo arrivati al momento clou della serata, nel senso che tutti i gruppi si sono esibiti su questo palco, ma la serata non è affatto finita. Avete sentito i timidissimi Baden Rockers che ci hanno intrattenuto alzando il livello di decibel in questa piazzetta bellissima. E adesso cerco di ottenere un contatto visivo con Michele, che sicuramente sarà da qualche parte, perché la serata ci offre ancora un paio di eventi, sicuramente, mentre la giuria ha tutto il tempo di elaborare le valutazioni che ha dato, appunto, sentendo i gruppi in gara, e il vincitore della decima edizione degli Scout Music Awards lo avremo fra un po', diciamo almeno una mezz'oretta. Nel frattempo, Eric, ti vedo desideroso di intervenire o di leggere il mio labiale. Tranquillo, tranquillo. Perfetto. Devi precisare che tra questi eventi non ci sono gli highlights della partita. Esatto, fra questi eventi non ci sono. Beh, ma a questo punto temo che la componente maschile calciofila si allontani di corsa da questa, sì, da questa piazzetta. No, 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 no. Allora, fra questi eventi che cosa potrebbe esserci? Ad esempio, potrebbe esserci sicuramente Michele e la sua chitarra. Potrebbe esserci un video da proiettare. Cos'è? Una scelta multipla? Sì, no, sì, sì, assolutamente. Potrebbero esserci tanti ringraziamenti alle persone che hanno collaborato tutta la sera. Tra l'altro il Don lo vedo là in fondo, quindi ci siamo. Manca semplicemente il protagonista. Il protagonista della serata, che non è Lionel Messi. Bruttissimo. Ah, ecco qua, Salvo. Bene, intervistiamo un attimo lo staff di Web Radio Scout. Com'è andata la connessione stasera? Da 0 a 10, non usando sì, numeri negativi, 2. Perfetto. Dovete sapere che gli altri anni... Sei microfonato? Adesso sì. Vuoi presentare Web Radio Scout al mondo? Sì, siamo un sito, un'associazione ormai, www.webradioscout.org. Ci occupiamo di diffondere insieme agli amici di cantiscout.it la musica scout nel mondo, sia la nostra sia quella internazionale. In varie occasioni abbiamo fatto degli approfondimenti con come possiamo dire? Sì, dei grandi capi mi suggeriscono dalla regia. E niente, per quanto riguarda questa sera invece, purtroppo da 3 connessioni non siamo riusciti a farne una. Fa niente, raccontiamo che cosa gli altri anni avete, cioè qual è stato il vostro apporto agli Scout Music Awards. Allora, questo è il terzo anno, mi confermi? Confermo. Il terzo anno
che passiamo questa serata straordinaria insieme. A togliere tutte le voci, io invece spero che ci sia anche la quarta serata passata insieme. Sì, sì, la danno, i bookmakers la danno. La danno? La danno. Ok. abbiamo fatto anche degli ascolti importanti nelle scorse edizioni. In questa purtroppo abbiamo avuto una 35-40 contatti i primi 5 minuti, dopodiché la connessione è andata via. Gli altri anni noi avevamo raggiunto il tetto di a quota 1000 contatti, sì, via web. E niente, questa registrazione sicuramente la troveremo sul sito nei prossimi giorni, il tempo di fare un collage delle varie registrazioni, le metteremo appunto a disposizione di tutti sul sito www.webradioscout.org. Super, grazie mille, un applauso. E voi questa sera assegnerete anche un premio, giusto? Il Web Radio Scout Award. Ok, un altro premio che verrà assegnato sarà da parte di quella parte della giuria che partecipa direttamente, anzi che sostiene e mantiene il sito www.cantiscout.it. Dico bene? Dico benissimo, e quindi Lino? Sì, ok. No, dici benissimo, sì. Sì, noi vorremmo premiare la canzone Scout inedita o pseudo inedita, insomma. Adesso ci consulteremo e vi faremo sapere. Perfetto. Okay. Vuoi raccontare un attimo ai presenti l'esperienza di Canti Scout? Per chi non la conoscesse ancora. Era il lontano 2006, quando mi chiedevano un sacco di canti scout, io avevo una raccolta, eccetera. Mi sono dovuto inventare un sito, perché non ce la facevo più a registrare CD e mandarli in tutta Italia. Quindi io, prima da solo, ho creato questo sito e ho raccolto le prime 600-700 canzoni scout. Poi si è aggiunta a me Silvia, e con lei il sito si è ingigantito. Adesso ci sono circa 1800 brani scout da tutto il mondo. Ne abbiamo dalla Russia, ne abbiamo dall'America Latina, tantissimi, dai paesi ispanici moltissimi, moltissimi francesi, e poi quelle classiche italiane, dal Torino 24esimo e giù di lì, insomma. E abbiamo le nuove sono arrivate con gli Scout Music Award. Ecco, attenzione, ce n'è una che sta andando in maniera veramente fortissima, ed è quella cantata dal gruppo che ha vinto nel 2010, se non sbaglio. Sì, ed è il gruppo di Trento, Gardolo. Sì, gli Orsa in Maggiore che cantavano la canzone Io so memoria al Morse. Perfetto. Questa è diventata una hit. Sì. Io e Silvia, attraverso i nostri campi di specialità con i ragazzi, la presentiamo sempre e chiaramente ha un successo strepitoso. Ma adesso passo un attimino il microfono a Silvia, perché giusto, anche lei giustamente deve dare il suo contributo. Prego. Ecco. Io ho raggiunto Lino perché, pigramente, non sapendo usare o creare siti internet, ho detto: ci sarà qualcuno che l'ha inventato prima di me. E allora ho cercato, ho trovato tante cosine, però quello che mi piaceva di più, veramente il sito che sembrava rispecchiasse le mie domande, era questo. Ho iniziato a scrivere delle mail e penso Lino ha visto che non ero la solita che diceva: ah, bello il sito, grazie per il lavoro che fai, ciao. Io ho detto: posso mettere questo, puoi mettere questo. Ho iniziato a rompere le scatole e sono riuscita a ottenere anche un posticino, nel senso buono, per poter essere staff insieme a Lino e portare la tradizione, certo, i canti scout in giro per l'Italia, quantomeno. E un vostro prodotto comune è il canzoniere, giusto? Esatto, che è già arrivato alla seconda edizione e conserva 300 canti scout, e il CD che lo accompagna le conserva tutte, in modo che
se una persona vuole imparare anche una canzone nuova, non solo riascoltare le canzoni, può impararla seguendo la traccia. Fantastico. Grazie mille a Canti Scout. Grazie a te. Il palco si è popolato, lascio quindi lo scettro del potere a chi questo scettro l'ha fatto. Michele. Prego. Allora, noi siamo quasi alla fine, e come tutte le fini degli SMA, abbiamo una canzone che ci accompagna. C'è stato un gruppo che l'ha fatta durante il concorso, l'ha storpiato un attimino, ma a noi ci piace ricordarla e farla tutti insieme, augurando a tutti una buona strada, un buon viaggio e un buon rientro. Tutti i poeti e i pazzi che abbiamo incontrato per strada, ho tenuto una faccia, un nome, una lacrima o qualche risata. Abbiamo bevuto a golpe e fatto tardi nei bar di Lisbona, e scoperto le storie d'Italia sulle note di qualche canzone. Abbiamo girato insieme ed ascoltato le voci dei mari, e imbarcato la gente di strada e incontrato compagni di viaggio. Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato e non si è più sentito. Anche tu hai deciso un abbraccio e poi sei partito. Viaggio ermano querido, e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Un viaggio ermano querido, e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Di tutti i paesi e le piazze dove abbiamo fermato il furgone, abbiamo perso un minuto ad ascoltare un partigiano e qualche operatore. Strane storie dei vecchi al bar e dei bambini col tè del deserto. Sono state lezioni di vita che ho imparato e ancora conservo. Un viaggio ermano querido, e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Un viaggio ermano querido, e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Piangendo sui tempi andati e sul passato e le solite storie, perché è stupido far del casino sul ricordo o su qualche canzone. Non voltarti, ti prego, e sul rimpianto per quello che è stato. Che le stelle ti guidino sempre e la strada ti porti lontano. Un cammino
incontrarci lungo la strada. Non voltarti, ti prego, nessun rimpianto per quello che è stato. Che le stelle ti guidino sempre e la strada ti porti lontano. Now Music Awards! Grazie! Oh yeah! Cercasi un don. Ta 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 ta. Un don mio omonimo qualsiasi. Detto ciò, si preparino i giurati plenipotenziari incaricati di stabilire il verdetto, il don confabuli con Michele, i giurati tirino le sorti di questi 8 sciagurati gruppi. Infatti stiamo tirando a sorte, queste tabelle sono solo come per giusto, confondere le acque. Ma la sorte è sempre benigna nel caso degli Scout Music Awards. Vincono sempre, estratti a caso, i migliori. E nessuno c'ha mai niente da dire. Allora, ricapitoliamo un attimo i premi che verranno assegnati questa sera. Il primo e più famoso che finisce sui rotocalchi ogni anno è quello lì, controluce che proietta la propria ombra sul tabellone. Sulla prima pagina di Rolling Stone esattamente. Di Time. Bellissimo, intatto da anni, detto questo le vibrazioni lo faranno cadere e sfracellare in 2 secondi. Dopodiché c'è il premio di Canti Scout, così grande da non poter essere contenuto nell'intero comune di Curtatone, quindi verrà inviato direttamente a casa. Incomode rate. No, rata unica. A fascicoli. Ecco, incomodi gettoni di asfalto ai vincitori. E il premio di Web Radio Scout, quello invece consegnabile direttamente, da quello che mi dicevano in regia. Se qualche giurato fosse giusto, potrebbe avvicinarsi qua. Nel frattempo io dico a tutti i gruppi, venite qua sotto il palco. Potrebbe capitare di vincere gli Scout Music Awards a qualcuno di voi. Oh, creiamo uno studio. È successo. Esatto. Ieri mi è capitato di vincere gli Scout Music Awards. Ero sotto il palco, ma ne esatto. Nel frattempo possiamo ufficializzare il risultato della finale di Champions League, no? Ternana-Ascoli 4-2, ai rigori, liscio, senza... Era tutta una combina. ...problemi arbitrali. Facciamo l'appello dei gruppi, però devo prendere... Ma questo don esiste? Il don è stato efficientissimo. È una figura metafisica. No, sta arrivando... Ma io penso che la preghiera finale sia per forza dopo la premiazione. Giusto per... Certo. Il don c'è comunque. Poi, la preghiera è finita, andate in pace. Com'è che si chiama il don? Don Andrea. Davvero? Sì. È il don più forte di tutta la provincia di della zona di Mantova. Soffa Wanda. Sì. Grazie. Ringraziamo i Baden Rockers che danno il buon esempio e si anche siedono... se i Baden Powers. Ho detto Rockers. Sì, certo. Rockers. Sì, sì, sì. Attendiamo l'anno prossimo il confronto. Attendiamo. Ma mi dicono frontale. Che i Baden Powers stiano festeggiando il 70ennale del loro gruppo. In carcere. Sì, sono noti sì. Pregiudicati. Ecco. Si dice settantennale, no? Settantennale, sì. Tesimo di fondazione. 90 giorni?
90 anni, fantastico. Ma voi siete tutti, cioè Siracusa 1, Siracusa 7, come... Uno, tre, nove, 12. Perfetto. 1, 3, 9, 12. Mentre invece il gruppo Ross, che è quello più misto in assoluto, che risponde a comando nonostante io non veda nulla oltre a questo microfono, facciamo il gioco delle regioni, ok? Io dico una regione, chi è di quella regione si alza in piedi e si tuffa di testa sull'asfalto, ok? Sarò buono, Molise. Il Molise? È vero, è stato... No, ho visto dei cartelli a San Rossore che dicono il contrario. Molise c'è? Chiedevano dei baci e degli abbracci. Sono dei cartelli. Tensione? Liguria. Oi! C'è. Da dove? Che banalità. Cosa hanno detto? Schifosa, Genova. Ma dai. Ma secondo me non è vero, hanno detto solo il capoluogo di regione così. Ma dite Bordighera, non so. Ok. Savoia. Non c'è la regione di Savoia. Vabbè. Trentino. Fantastico. Oh. Sai che non puoi dire Trento. Il festival dei luoghi comuni. Va bene. Va bene, quindi Liguria, Trentino, Lombardia. Una quintalata. Milano. No. Ho già visto delle doppie appartenenze. Sesto San Giovanni. Gente indecisa. Rozzano. Binasco. Locate Triulzi. Dici. Lecco. Siamo in fascia protetta, sì. Più o meno. Che volgarità. È un organo del corpo umano, benedetto dal Signore. Abbiamo tirato numeri a caso, sono usciti degli altri numeri. Oh, la giuria mi sta dando una totale. Mano. Perfetto. Prego, chiamiamo con un grande applauso di incoraggiamento la giuria sul palco. Di dov'è la giuria, giusto? Maremma, ragazzi. E tutta la sera questo microfono è basso e si abbassano per parlare. Bastava alzarlo, eh? Allora, io ho tutte queste luci nell'occhio, si possono levare, per favore? No, si possono levare. Allora mi sposto io. Allora, però... Mi sembra giusto. Vai, parla. Sì, in diretta su Web Radio Scout. Ok, mi sembra giusto che qui con noi, oltre al bravo presentatore Andrea, ecco, ci siano anche coloro che hanno voluto e realizzato questa grande festa che da 10 anni si ripete in zona di Mantova. Quindi io dico che dovrebbero essere sul palco Michele, il Pascio che è qui dietro, Michele, e Andrea, Michele, almeno loro in rappresentanza di tutto lo staff che ha realizzato questa bellissima Woodstock Scout. Ecco il Pascio qui, c'è Andrea, manca Michele. Se sei sempre con la cittina in collo, dalla qualcuno, o se no porta anche lei, no? Porta pure. Vai. Michele. Bravo, Michele. Allora, c'è Michele? Michele. The show must go on, mi dicono, va bene. Allora, prima di iniziare, vorremmo fare una menzione particolare, chiaramente, diciamo fuori concorso, alla ragazza dei Falls, che ha avuto il coraggio, vedasi Rutte Nazionale 2014, il coraggio comunque di salire sul palco e di metterci la faccia. Un applauso a lei, un grande applauso.
Allora, daremo solamente i primi tre classificati, ovviamente. Però iniziamo prima dai premi speciali. Allora, premio speciale per Web Radio Scout, lo faccio dire da... Dov'è? Sasà? Non c'è. Allora, te. Vabbè, ok. Lo dice direttamente Paolo Grossholz, che sta registrando anche in questo momento. Giudice giudicato, vabbè. Lasciamo stare. Allora, diamo il premio per Web Radio Scout, la canzone che secondo noi è stata più allegra, giovane e fresca, agli Areco Sound. Quindi venite sul palco per prendere il vostro premio. Sarà sicuramente molto contento uno della staff di Web Radio Scout, che è della vostra zona retusea, cioè Gaetano. Adesso arrivano. Eccoli qua. Ecco, si fa così almeno non c'è problema. Allora, o quanti siete? Questo è il rapper, questo qui. Dai. Sette parole di rap. Vedete come si mette in difficoltà un rapper? Ok, va bene. Complimenti, ragazzi. Guardate che premio che vi dà Web Radio Scout. Bacchette da batteria. Guardate bene. Ok. Beh, batterista. Complimenti. Delle due. Tutte e due. No, tutte e due. Ricordatele nuovamente. Low Song è gente che spera. Low Song è gente che spera. Le due canzoni. Grazie. Ok. Adesso vorrei al microfono Silvia. Allora, sempre per un discorso di originalità della canzone Scout, noi abbiamo un ex aequo e il nostro premio verrà consegnato via posta alle due squadre vincitrici, e noi abbiamo voluto premiare delle canzoni Scout originali. Una è degli Expansor e la canzone Buona Strada di The Lemon Squeezer. Viva! Venite tutti sul palco, tutti. Allora, a voi vi arriverà, qualcheduno ci farà la cortesia di lasciarci un indirizzo, e questo ex aequo vi arriverà a casa il nostro crest, il crest di Canti Scout, e niente, lo riceverete presso il vostro domicilio. Se le registrazioni sono state fatte adeguatamente, queste due canzoni originali saranno pubblicate sul sito Canti Scout con il testo accompagnato e gli accordi, che non devono mancare mai. Bene, grazie a questi ragazzi, fate quello che vi pare, fate un salto, un urlo. Bene, abbiamo collaudato il palco, perfetto, grazie. Ricordatevi di lavarvi, ok? Grazie. Allora, a questo punto vorrei ancora chiamare il nostro amico Michele, se ci sente. Michele, se ci senti, batti un colpo. Allora, dov'è? Oh, finalmente! Ehi là! Allora, ragazzi, adesso vi vorrei presentare la giuria, così sapete chi picchia. Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo il nostro... Nakia. Sono musicista, batterista da più di 20 anni. E faccio i complimenti a tutti, davvero. Grazie. Poi abbiamo Marco. Esatto, Marco. Sono di parte, di casa, ma fa lo stesso. Comunque tastierista da tantissimo tempo... E sono con Nakia e vabbè, basta. Perfetto. Dov'è? Ah, mi. Claudio, che si è nascosto. Claudio, sono con Michele nell'accio drum e quindi percussioni. Gioco in casa.
gioca in casa. Oh, finalmente Michele, vieni qua che adesso ci sono i vincitori, però un attimo ancora, la giuria era così composta. Alberto Albertini, che sicuramente conoscete, ora ci stava morendo il nostro... chi non conosce Alberto Albertini, dovete sapere che fino all'anno scorso è stato il segretario nazionale del MASCI, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Ecco qua. Tutto là. Va bene, io non so suonare un tubo e per questo vi ammiro molto. Grazie infinite. Però apprezza la buona musica. Poi abbiamo Silvia. Beh, insomma, avete visto, compongo qualche volta per le canzoni scout, mi piace scrivere i libretti per le canzoni scout e aiuto lui nel sito Canti Scout, tanto per cambiare. Va bene, poi c'ero io, sì, come e poi avevamo il nostro opinion man, che è Eric Ceresini. Bravo. Ciao a tutti, sono Eric da Parma. La mia funzione era essenzialmente quella di riempire i momenti di vuoto cosmico che si sono creati. Sì, sempre colpa del Jack. Date la colpa al Jack, qualunque cosa accada. Colgo l'occasione per erigere idealmente un monumento a tutti i tecnici che si sono avvicendati. Sono venuto qui sostanzialmente per fare il demente insieme all'uomo senza fazzolettone ma col farfallino. Farfallino scout, rigorosamente. Grazie a tutti. Allora, accanto a me il fondatore di questa Woodstock Scout, il bravo presentatore Andrea, Pacio, dove è andato? Pacio, non ti nasconde, vieni qua, che se non ci fosse state voi questa cosa non si faceva. Dovete sapere che questi ragazzi per questa serata, per questo pomeriggio, questa serata di gioia scout, lavorano tantissimo, veramente tanto, tanto, tanto. E devo dire, lo dico io, non lo dite voi, lo dico io. E sono soli. Sono soli. Sempre più soli. Ci sono le mogli che le supportano e sopportano, nemmeno quello, però ci sono anche altri ragazzi, insomma, che vi danno una mano e ringraziamo, non idealmente, ma ringraziamo veramente tutti quanti. Allora, è venuto il momento, da parte del bravo presentatore, di dare la classifica, dalla terza classificata in su. Lasciate perdere gli indizi. Terzo. Hai un jingle pronto anche dal cellulare? Salvatore, tira fuori un jingle, dai. Tira fuori il tuo jingle. Quello della Champions. Fate un banale We Are the Champions. La musichetta della Champions. Ricordando la finale di ieri di Amici. Se no chiamiamo sul palco direttamente il terzo classificati. Terzo e classificati, è agita questa cosa. The Lemon Squeezers con 169 punti su 1000. Un applauso al terzo classificati. Un applauso per il numero 169. Dici, prego. Io però vorrei dedicare questa vittoria ad una ragazza che, sì, vabbè, però è una magra vittoria, però ad una ragazza che è appena guarita da un tumore e le avevo promesso appunto di salire sul palco anche per lei. Si chiama Gaia e anche lei è scout e quindi era il minimo che potessi farle. Ciao Gaia! Super, grazie mille. Siamo arrivati al secondo posto. Sale. Intanto il jingle sta per arrivare. Sì, sì. Arriva sto jingle. Facciamo... C'è poca banda. Ho detto sale. C'è poca banda.
sale sul secondo gradino del podio degli Scout Music Awards, decima edizione 2015, tenutasi qui a Buscoldo, Mantova, in Lombardia. Che campione! Di Areco Sound, con 180 millesimi su 1000 punti del mondo. Un applauso di incoraggiamento. Tanto il jingle lo mettiamo in post produzione, tranquillissimi. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Io non ci sono più qua, io sono scappato, io sono nel cielo, sto volando. Fenomeni paranormali. Come promesso, torneranno a casa a piedi. Almeno all'aeroporto, fino all'aeroporto a piedi. Io guardo quest'uomo e penso. L'applauso. Io guardo il rapper e penso a uno dei cantanti del volo. Ragazzi, volete dire qualcosa a tutti? Dai, che volete dire, ragazzi? Intervista. Gabriele, cosa ci vuoi dire? Ringraziamo i nostri genitori che ci hanno dato la possibilità da Siracusa di venire qua. Perché anche ora che sta finendo la scuola erano tutti in punizione, li hanno lasciati venire. Sostenere le spese non è facile. Sì. Ringraziamo i nostri capi scout e tutti i gruppi che ci sostengono. Ringraziamo anche i giudici per averci nominati secondi. Possiamo fare un jingle noi? Dai, dillo che tuo fratello è uno di quelli del volo, dai, dillo. Di una falsità, ma dillo. Sì, Ignazio, mio fratello Ignazio è del volo. Avere il fratello rapper. Posso dire una cosa? Noi siamo gli Aretuse. Noi siamo gli Aretuse. Noi siamo, noi siamo, noi siamo, noi siamo. Noi siamo gli Aretuse. Grazie. Ok. Siamo quasi. Eccoci giunti alla piazza più alta del podio. Sbattete i piedi. Perfetto. Suonino le nacchere, squilli di trombe. Vincono i The Colors. Vince la decima edizione degli Scout Music Awards con 198 punti su immaginate quanti altri, i Banden Rockers. E l'anno prossimo scontro diretto con i Banden Power. Venga nel centro del palco il trofeo degli Scout Music Awards, attenda i Banden Rockers, festeggiate qua sul palco. Dai, davanti a tutti. Venite a picchiarvi sul si palco. Si alzi il jingle. Su. Si ripeta il jingle. Adesso che jingle. E dichiarazione a caldo dal portavoce di Banden Rockers. Una cosa veramente speciale. Oddio che momento. È uno spettacolo. Vi ringraziamo con tanto amore dalla Toscana. Ci siamo impegnati tanto, diciamo. Alla fine è una bella soddisfazione, diciamolo. Dopo diciamolo. Anni, diciamolo, anche voi, diciamolo. Bravi tutti, è stata una grande serata e un momento. Grandi Banden, grandi. Sì, lo sapete che lo dovete restituire l'anno prossimo. Ah, ecco. Va bene, allora ok. Si vi rimane. No, anzi, altre mille, ma che dico mille? 10 anni. Allora, no, aspetta, vabbè, si può fare un bis, magari dopo si fa, No, vabbè. Che c'è? 3 minuti? Poi scatta il coprifuoco. No, allora, noi eravamo da un'altra parte, nella quarta edizione degli Scout Music Awards, suonavamo da un'altra parte, c'eravamo, ero veramente più piccoli, alti così,
siamo arrivati esimi perché non sapevamo suonare, quindi davvero questo è una gioia per noi essere qui stasera, però con il cuore, noi venimmo via dalla quarta edizione con un cuore enorme, strapieno, perché era stato bellissimo. La musica e gli scout sono un binomio, diciamo, spettacolare, e davvero che sia di incitamento, speriamo che questo evento, cioè, diventi sempre più grande, no? Non che si fermi, ci potrebbe essere uno stadio il prossimo anno, speriamo di poterci tornare, perché veramente bello, come era 4 anni fa, la stessa gioia di stare insieme a un persone diverse, però l'abbiamo ritrovata, e speriamo davvero possa continuare questo evento perché è unico in Italia. Grazie ancora da parte di tutti i Baden Rockers. Volevo anche aggiungere che anche grazie a questo evento noi come Scout Band siamo formati e si suona da diversi anni, quindi niente, grazie a Scout Music Awards, grazie a voi, cercateci anche su Facebook, insomma, un po' di merchandising, invitateci perché noi insomma siamo per suonare ovunque, in qualsiasi modo, e quindi scorre il codice IBAN in sovimpressione. Adesso una canzone. Matrimoni, crazy man, vai. Sì, sì, allora, tre sì, minuti. Con il permesso del patron, sì, potete fare una canzone. Ah, vi volevo dire una cosa, che qui completamente chi va capito sono io, l'altri zero, capito? Ok. Ha capito, si fa per ruzzà. Vuol dire scherzare, ruzzare. Due parole sono. Anche questa è ballabile. La conosci? Di anche il riferimento a Libera di prima, no? Prima laggiù c'era uno stage di Libera con un personaggio molto particolare che ho avuto la fortuna di incontrare quando ero ragazzo in clan e a Zolino, e ha ispirato molti, molti giovani. E questa la dedichiamo, diciamo, a Libera e a lui. Io ancora non ci credo. Dai, se no scade il tempo. Guarda, dai. L'ho fatto veloce, l'ho fatto. Torna tutto il tempo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Gas. Dai. Oh. Maestro, dobbiamo ripetere il problema col Jack. Sì, è sempre il solito Jack. Non c'è niente da fare. Ah, vai, ci siamo. Sì. Imprevisto, è tutto a posto, subito, vai. Chi è a sedere adesso in piedi? Della terra dei pesci dell'arancia, tra cinesi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato, si sa dove si nasce ma non come si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Sembra come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. L'amici, la politica, la lotta nel partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre quella notte non gli è servito. Gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare e dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino.
gli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Catania, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Era un mafioso, uno dei tanti, è nostro padre, mio padre, la mia famiglia, il mio paese. Io voglio fottermene, voglio gridare che la mafia è una montagna di merda, io voglio urlare. Grazie a tutti, Baden Rockers, veniamo da Montevarchi, trovateci su Facebook, grazie. Non l'hanno capito ancora, è inutile, è un disco rotto. Se ne fa una. Un'altra! No, si vuole? No, scusa, vai, da dove vengono? Oh Baden, da dove venite? Da Montevarchi. Me lo dice lui, guarda. Buonasera a tutti, noi siamo i Baden Rockers, veniamo da Montevarchi. Allora, ragazzi, non vale, quest'ultimo l'hai fatto in playback, se ne sono accorti tutti. Auguri a Lucia, questa è una cosa più importante. Auguri Lucia! Ma chi se ne vestirà dito? Grandi i Baden Rockers da ragazzi ancora, con il ciampo aperto davanti, i giorni più lunghi con giorni corti, a caccia di vento, i sempre giganti, la casa e la colla insieme, incrociare due canne più forti, legate allo spago, le nostre speranze, i nostri filoni, i sogni mai morti, si alzano ora in alto, fino a conti allora le danze, restare confusi con le zampe da terra, non mettersi un mondo, ma senza arroganza. Se nel cielo è vero, ma camminare che si entra da terra, senza partire, rischiare la strada, cari più veri, non saltare di terra. E va su, più in là, contro vento e lotta. Se a cuore noi non è vana. Leggiamo. Ed ancora più in alto vola, prende quota sorvola ballate, portando dai venti ma le dalle chiare, di nubi si muore, di acqua inquinate. Non cantare per evasione, canta solo se vuoi pensare, il fine nel mezzo come grama assieme, il resto per l'uomo dobbiamo imparare, meccanismi perversi fuori, meccanismi che dentro temi, avere e sembrare ci prendono a fondo, cercare se stessi è più dura ma insieme, e lottare per realizzare un amore che sia fecondo, per le porte blindate chiuse sugli egoismi, un uomo e una donna spalancati sul mondo. E va più su.
una speranza carriera, o te la si è pepa. Di nuovo i passi sulle strade senza fare rumore, non teme il vento con la pioggia da sole, già non ancora a seguire l'amore, e il tesoro nascosto cerca, è sepolto giù nelle gole, è paura che stringe quando siamo vicini, a chi vita sua non ha mai avuto parole, e lo scopri negli occhi, è vero, quegli occhi tornati bambini, butto a rischiare, lascia tutto se vuoi, sulla strada all'andare, scordare i tuoi fini. Un aquilone nel vato chiama, tendi filo che ora puoi, ed è il mondo, in un mondo che cambia, pronto a servire ancora scatti for boys. Se vai su, in là, contro vento e l'onda, devi lasciarlo in sangue, non è vana spera, sacca, vera, o te la siepe fa tu in là contro vento e lotta dura, ma dammi lo spago e sei stacco a noi, non è vana speranza carriera, o te la siepe, o te la siepe, o te la siepe pa 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 pa. Grazie Mantova. Buonanotte! Il tecnico delle luci ci ha ammazzato. Sa, posso staccare questo? Sento sparafletti. Dicono di non fuggire. Non fuggire. Restate con noi. Posso staccare questo? Non potrei? Non so se voglio, ma vorrei. Sì, penso sia. Cos'è? Ok, grazie. Non fuggite, siete circondati. Prego, accomodiamoci. Posso staccare tutti qua. Il sette. Aspetta, segniamoci sette. Ancora vicino al palco. Sette, i colori dell'arcobaleno, sette. È il momento di chiusura scout della serata. Ringraziamo tutti i gruppi partecipanti, soprattutto tutti. Don Andrea, attenzione a venire qua perché si perde completamente la visuale su tutto, visto che le luci sparaflashano negli occhi. Noi ci metteremo a cerchio, magari lì sotto. Proviamo a metterci a cerchio, sì? Tutti vicini vicini, anche doppio o triplo cerchio, va benissimo. Allora, io dico solo due parole. Questa decima edizione è stata molto travagliata, insomma. È stata preceduta da una bellissima sera dedicata alle acque e alle randagie. Abbiamo avuto qua sul palco Agostino, che quando si è presentato mi ha detto ciao, sono Agostino, sono il capo scout d'Italia. Ho detto, sta suonando sul palco degli SMA il capo scout d'Italia. Ma oltre a ringraziare tutti voi, veramente tanti, oltre a ringraziare Buscoldo, oltre a ringraziare il comune, la parrocchia, Don Alfredo, tutti, l'Avis, tutti quelli che hanno collaborato perché venisse bene questa festa, devo ringraziare il Signore perché ci ha regalato due giorni bellissimi, due giorni caldi, ma due giorni veramente belli, e ci servivano per questa decima edizione degli SMA. Due giorni veramente belli che ci spetta il minimo, un minimo di ringraziamento. E qua con noi Don Andrea responsabile di zona, e passo la parola assistente ecclesiastico, e adesso passo la parola. Grazie. Va bene, allora con molta semplicità
proprio veramente mi unisco a Michele e chiedo a voi di unirvi in questo piccolo momento di preghiera, di ringraziamento al Signore. Credo vi stiano o vi abbiano già dato un foglietto con su una preghiera. Prima però volevo raccontarvi un aneddoto. A me piacciono molto le storie più o meno inventate. E questa si adatta un po' al clima che avete vissuto in questi giorni e al contesto, cioè quello della musica, del canto. C'era un frate, un fraticello, un monaco, che un bravo santo, però aveva una domanda che si portava dentro. Ma come sarà il paradiso? Ogni tanto se lo chiedeva, diceva, boh, chi lo sa? Dicono che sia un'eterna lode, un eterno canto. Caspita, io non sono molto bravo a cantare. Immaginiamoci cantare per l'eternità, ma era un po' preoccupato. Pensava che sarebbe stata un po' una noia. E andò a fare una passeggiata nel parco del suo monastero e si sedette vicino a un albero e c'era un usignolo che cantava e cominciò ad ascoltarlo. Era bravissimo, cioè era un canto dolcissimo che incantava. Lo ascoltò e poi tornò al suo monastero. Andò alla portineria e vide che c'era un altro frate. Beh, ma scusi, ma lei chi è? Io sono il frate portinaio. Ah, devo salire. Ma lei chi è? Ma come chi sono? Lasciami passare. E andò dentro. Poi incrociò altri frati e non li riconosceva. Ma cos'è successo in questo pomeriggio? Sono cambiati tutti i monaci del mio monastero. Vado a cercare l'abate, il capo, il superiore. E andò a bussare alla porta del superiore. Entrò e vide che era un altro monaco. Rimase quasi paralizzato. Ma cos'è successo? Si dice. Ma lei chi è? E raccontò di essere Fra Cristoforo. Ma Fra Cristoforo? Noi non abbiamo nessun Fra Cristoforo in questo monastero. Ma come? Io abito qui, credo qui, sono anni che vivo qua. Ero andato fuori un pomeriggio, oggi pomeriggio, e sono rimasto fuori un'oretta. Il superiore, l'abate, ricordò una leggenda di un monaco che 100 anni prima si era perso, non si era più trovato. Sapevano che era uscito a fare un giro nel parco del suo monastero e poi non era tornato. Era lui, era quel monaco che aveva ascoltato quell'usignolo. Erano passati 100 anni senza che neanche se ne accorgesse. E allora quel monaco capì che cos'era il paradiso. Non lo so che senso abbia questa storia, trovatelo voi. Vi chiedo questo: come sarà il paradiso? Forse che sia un canto? Com'è Dio? Come lo pensate Dio? Come una musica? La musica crea, la musica unisce, la musica porta vita, porta allegria. Anche prima eravate scatenati. Beh, forse non è teologicamente perfetto come simbolo, ma ci può stare. Dio come un canto. E se Dio è un canto, allora noi su questa terra dobbiamo imparare a cantare. Voi siete già bravi, io sono stonato. Però dobbiamo imparare a cantare non solo con la voce, come dice un canto anche degli scout, canta e cammina. Ecco, cantare vuol dire imparare a vivere nella fraternità, nella giustizia, nell'amore, vero. E allora possiamo pregare perché anche a casa continuiate a cantare e a coinvolgere altri nel canto. Voi siete molto forti, molto bravi a far questo e possiamo chiedere al Signore che ci aiuti. Anche questa esperienza degli Scout Music Awards possa essere, come dire, un piccolo seme che porta a cantare tanta altra gente. Allora, con quella preghiera che trovate sul foglietto,
innalziamo a Dio, che di musica se ne intende, la nostra voce. La facciamo insieme. Tu, Dio mistero, tu nel ricordo e nel tempo vicino, tu sei l'origine e il sogno dell'uomo, tu nostalgia fatta voce nel canto, tu, Dio mistero, volto incontrato nel mio cammino, nel tuo sorriso mi sento sicuro, tu desiderio profondo del cuore, tu, Dio mistero, voce dell'anima e mio respiro. Tu sei il silenzio in ascolto dell'uomo. Tu gioia all'intimo e forza d'amare. Tu Dio mistero. Tu bellezza che splende su ogni uomo. Oltre ogni attesa sei grande nel dono. Tu sei la vita che dà vita al cuore. Aiutami a cantare sempre meglio. A cantare con la vita, nella carità, insieme agli altri, per cantare un giorno in eterno la tua lode. Amen. Concludiamo con un canto conosciutissimo, molto bello, Scende la sera. Scende la sera e distende il suo mantello di vento, ed il campo calmo e silente si raccoglie nel mistero. O Vergine di luce, stella dei nostri cuori, ascolta la preghiera. Madre degli esploratori, tu delle stelle, Signora, volgi lo sguardo qua giù, dove i tuoi figli sotto le stelle ti ameranno sempre più. O Vergine di luce, stella dei nostri cuori, ascolta la preghiera, madre degli esploratori. E per l'intercessione di Maria, vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.